Un bentrovati da Casa Eccellenze. Come anticipato, si entra ora nella fase 2. Con le varie date di ripartenza delle attività diventa ancora più importante sapere cosa si possa fare e cosa no, quando si possa ricominciare e con quali strumenti. Iniziamo quindi dalle date. Sulla base del decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio, disponibile anche sul sito di casaeccellenze.it e dell'ordinanza 51 della Regione Piemonte, dal 18 maggio possono essere aperti tutti gli uffici, gli studi professionali, i parrucchieri, i centri estetici, i tatuatori e i servizi per gli animali. Dal 20 maggio poi cessano le principali restrizioni per i mercati e dal 23 maggio possono riaprire anche ristoranti, bar, gelaterie e pizzerie. Si torna a respirare la normalità, ma tutti quanti dovranno continuare a mantenere il rispetto del distanziamento sociale. Per quanto riguarda la ristorazione, è necessario fornire un'adeguata ed ampia informazione su tutte le misure di prevenzione adottate. Si potrà rilevare la temperatura corporea ed è obbligatorio rendere disponibili prodotti igienizzanti sia per la clientela sia per il personale in più punti del locale. Occorre privilegiare la prenotazione così da avere riferimenti diretti sui propri clienti in ogni servizio e occorre mantenere assolutamente la distanza minima di un metro tra ogni cliente anche nelle consumazioni al banco. È vietata ogni forma di consumazione a buffet. È incentivato l'uso di dehors e spazi esterni, mentre all'interno è da escludere ogni utilizzo di sistemi di ricircolo dell'aria. Tutti quanti poi dovranno usare la mascherina quando non saranno al tavolo. Sconsigliamo i menu cartacei, incentivati e suggeriti i menu online da poter così consultare con il proprio cellulare e ne vedremo insieme alcuni esempi nelle prossime puntate. Di conseguenza suggeriamo anche l'installazione e il potenziamento della rete Wi-Fi. Molte sono le abitudini che cambieranno e non tutte le attività sono oggi in grado di recepirle. Al tempo stesso anche il rapporto con il cliente rischia di essere pesantemente compromesso in questo momento storico. La fiducia dei consumatori rischia di venir meno, sia per limitazioni dovute alla propria possibilità di spesa, certamente ridotta per via della riduzione delle entrate, sia per la scarsa predisposizione diffusa nel tornare all'interno di un luogo chiuso. La dimensione del proprio locale, la tipologia e il numero dei collaboratori incideranno nelle proprie scelte. E con il nostro sussidiario gratuito su casaeccellenze.it vi forniamo le principali chiavi di lettura. Poi anche l'Accademia della Tradizione Enogastronomica ci ha definito alcune linee guida e consigli per la categoria che vedremo insieme, ma il tutto ruota sempre su necessità di una sensibile percezione dell'aumento del livello di professionalità e di sicurezza dei locali, urgenza di aggiornare e migliorare la propria comunicazione con la clientela. E qui TV, radio, web e social sono sempre più strumenti necessari per farsi conoscere. Quindi a tutte le attività ricettive, l'intero comparto della ristorazione, bar, hotelleria, ai consorzi, alle proloco, ai produttori di eccellenze, ci sentiamo di suggerire di utilizzare al meglio questa fase di interciclo, innanzitutto per far sentire la vostra vicinanza ai vostri clienti. Aggiornate quindi spesso e con costanza i vostri siti e se incredibilmente non lo aveste ancora, cogliete l'occasione per farlo. Mentre ragionate sul se e sul come poter riaprire, informate e comunicate con i vostri utenti, non lasciateli abbandonati. Con la televisione, prima di tutto, che nelle ultime settimane ha segnato indici di ascolto largamente aumentati e che può semplificare la vostra comunicazione. E poi internet e i social media, veri strumenti di contatto immediato e costante con la propria clientela. Nelle prossime puntate andremo a scoprire anche quali fondi sono già disponibili per poter attingere e poter puntare su questi aspetti e anche su come gestirli. Per tutti i dettagli sono già a disposizione gratuiti i nostri tecnici. Poi andremo a raccontare esperienze ed esempi prestigiosi di varie realtà ed indirizzare al meglio chi ancora fosse privo di idee e di stimoli. Diamoci da fare, il paese sta ripartendo e tutti possiamo pensare a questa fase anche come una straordinaria opportunità di crescita. Tutti ricordiamo la dramma della crisi del metanolo. All'epoca sembrava che si fosse alla fine della storia del vino in Italia. Fu invece l'occasione per un grande recupero di alte professionalità e di un rilancio ai massimi livelli per i nostri vini. Siamo in una fase molto simile. Dobbiamo attenerci alle norme e alle disposizioni igienico-sanitarie. Dobbiamo usarle per riprogettarci e migliorarci. Dobbiamo raccontarlo e comunicarlo sempre di più e sempre meglio. Insieme possiamo farlo. A presto quindi con i suggerimenti di Telecupole e di Casa Eccellenze.